essere tutti la mia lista, pazzo. Sono un video diverso da tutti gli altri, di solito parlo di carica, parlo di in generale. Oggi è un video tranquillo, poi intanto prima di tutto, poi c'è una domanda a voi fare. Come va in questa situazione di grana rossa per il coronavirus? Voglio che rispondete sotto nei commenti se va tutto bene. Fatemi sapere come state passando le vostre giornate di quarantena. Io devo dire, mi sta andando bene, sì, magari mi manca un po' uscire con gli amici. Io magari vivevo un po', quindi sai, uscire ogni paese qui accanto a mio o in città. Io abito in provincia di Messina, ogni tanto il fine settimana uscivo a Messina, ho amici che la Messina e qua nei miei paesi qua vicini. Come sto passando i giorni? Non mi posso lamentare, magari il primo giorno ho fatto magari la focaccia, se volete andare sul mio profilo di TikTok a vedere il risultato della mia focaccia. Stando al computer, aggiornandomi sulla situazione nell'Italia, e vedo che si sta evolvendo in altri posti del mondo, è diventata una pandemia. E mi dispiace in questo, spero che il mondo, ma soprattutto noi italiani qua in Italia, ci liberiamo di questo incubo. Dico che soprattutto noi italiani comunque siamo stati pure sempre solidali verso gli altri paesi. Vedo in altri paesi, non so, non ci stanno dando questo sostegno. Non vedo molta solidarietà. Comunque ringrazio però i cinesi che ci stanno offrendo medici, mascherine. I cinesi stanno stando solidali, sanno essere solidali i cinesi in questo momento. Comunque, lasciando stare cose politiche, non politiche, questo io devo dire, sto vivendo giornata come giornata, come se fosse una cosa normale. Così si deve prendere. Però non ci deve essere per panico. Rispettiamo le regole, stiamo a casa, sicuramente le cose andranno bene. Sicuramente non finirà il 3 aprile questa quarantena. Sicuramente il 3 aprile per me allungano, spero non per molto, la quarantena, però l'allungheranno per me. Perché anche se dovesse diminuire i casi, ci potrebbe essere ancora qualcuno che ha qualche sintomo, o magari è rimasto magari asintomatico. Vediamo cosa succede già la prossima settimana, forse potremmo sapere ancora di più. Per il resto, dopo che hanno espresso carica sport, c'è poco da parlare, poche idee, video, portare pochi video, ma cerco di inventarmi qualcosa come questo video che chiacchiero di come sta andando la quarantena. Che dire, è una situazione davvero brutta per noi italiani, che sicuramente avremmo tanti cambiamenti per me. Potrebbe essere pure dalla politica, dopo che si cambierà la situazione. Molti già dicono Italia exit, non sono qua qui a dire se è giusto o no, non è giusto. Ci sono altri canali che magari sono più esperti di me che mi parlano di questa cosa. Sto dicendo quello che sto vedendo in giro. Però io penso che qualche cambiamento in politica ci potrebbe essere. Comunque, il video finisce qui. Mi sarà un video un po' per avere
qualcosa da fare. È un video per magari distrarre pure voi, vedere quello che cosa dico io, per pensare a svagarvi in questa quarantena. Spero che vi sia piaciuto questo video. Nel bene e nel male, forza Milan. Forza Milan, soprattutto in questo momento, siamo uniti. Forza Italia, uniti ma distanti. Uniti ma distanti. Mi raccomando, rispettate le regole. Sta a casa, perché pure il milanista pazzo sta a casa. E ci vediamo al prossimo video. Dai tutti, uniti ce la faremo, andrà tutto bene.